L'Avezzano cade al Cannarsa contro un cinico Termoli. Alla squadra di Esposito basta un gol di Lorusso nel primo tempo per riuscire ad avere ragione di un Avezzano che nella ripresa spreca troppo e che neppure nel finale, con un Termoli ridotto in 9, riesce ad acciuffare un pareggio che sarebbe meritato. Esposito si affida alla coppia Lorusso-Basrak, con Carnevale confermato sulla linea dei centrocampisti. Scorsini, senza Sissé e Corrado, ritrova Bittaia in avanti a dar manforte a Dos Santos. Primo tempo di marca molisana, al quarto d'ora a suonare il primo squillo è Basrak che si gira bene ma calcia al lato. Incredibile quello che accade al 23esimo, Lombardo respinge la sfera sui piedi di Dos Santos che a porta vuota dalla sinistra tenta la conclusione a rete, ma Cagliazza si immola e salva il Termoli. Quindi la legge non scritta più famosa del calcio si concretizza al minuto 29 quando Maiorino dalla destra serve Lorusso che si coordina alla perfezione e insacca, potente a incrociare la rete che vale l'1-0. E al 38esimo i giallorossi potrebbero anche raddoppiare con un rasoterra di Carnevale che dal limite sfiora il palo. Il primo tempo termina così con il Termoli meritatamente in vantaggio. Nella ripresa torna in campo un altro Avezzano. Scorsini richiama Labonia e Scatozza per Oxa e Pellecchia e nel giro di 3 minuti i biancoverdi si fanno vedere per altrettante volte dalle parti di Lombardo. Al 12esimo traversone dalla sinistra sul palo lontano, il colpo di testa in tuffo di Bittaie e la respinta. Quindi un minuto più tardi Bittaie in velocità libera Dos Santos, ma l'estremo molisano capisce tutto e anticipa in uscita, per poi mettersi in proprio al 14esimo con una girata a fil di palo. Brividi al 22esimo quando Zanon mette un buon cross in area di rigore e Siciniano nel tentativo di spazzare per poco non beffa il proprio portiere. Il Termoli è chiuso nella propria metà campo a difesa del vantaggio e l'Avezzano continua a spingere. Al 34esimo ancora Bittaie serve l'accorrente Donatangelo che si inserisce bene ma spedisce alto. Al 36esimo Termoli in 10. Lorusso, autore del gol del vantaggio, protesta per un intervento non giudicato falloso dal direttore di gara e rimedia il secondo giallo di giornata finendo anzitempo negli spogliatoi. L'Avezzano potrebbe subito approfittarne con Baliva che appena entrato fa la barba al palo con la sfera che si spegne fuori di un soffio, quindi lo stesso Baliva pochi istanti dopo viene fermato da Cagliazza con un intervento duro giudicato da ultimo uomo e rimedia il rosso diretto lasciando nel finale il Termoli in 9. La successiva punizione di Zanon, deviata, termina fuori. Poi non accade più nulla, al termine dei 5 minuti di recupero la festa è tutta giallorossa, il Termoli conquista 3 punti pesantissimi che permettono alla squadra di Esposito di rimanere agganciata al treno della salvezza diretta. Mastica amaro l'Avezzano che dopo aver lasciato un tempo agli avversari non riesce nella ripresa, pur producendo molto, a riacciuffare un pareggio che sarebbe tutto sommato un risultato giusto. Scorsini, siamo a commentare una sconfitta cui l'Avezzano ha provato, insomma, nel secondo tempo a recuperarla in tutti i modi questa partita, ma non ce l'ha fatta. Beh, innanzitutto complimenti a chi ha vinto, anche se devo essere sincero, penso che il pari minimo era il risultato giusto oggi. Sapevo benissimo che questa era una gara molto difficile e delicata per noi. Ho cercato e abbiamo in tutti i modi cercato di non far giocare il Termoli i primi 20 minuti e non concedere nulla. È chiaro che in questa categoria quando fai un'indecisione come è avvenuta la nostra, la prima indecisione ci hanno punito e poi il secondo tempo c'è stata solo una squadra in campo. Non voglio parlare gli ultimi 10 minuti perché 11 contro 9 non mi sembra carino e corretto, ma 11 contro 11 la mia squadra ha chiuso il Termoli nella loro area di rigore, ci siamo divorati 2-3 palle gol clamorose. Penso che il risultato minimo di parità era il risultato più giusto e non penso che tante squadre sono venute a Termoli, hanno chiuso il Termoli nella propria area di rigore per un tempo. Quelli di oggi sono 3 punti pesantissimi che permettono al Termoli di rimanere agganciato al treno della salvezza, una partita importantissima con Lorusso che torna nuovamente a segnare. Esatto, noi il mister l'ha analizzata benissimo, io la prima volta che trovo un avversario che ci mette in difficoltà in casa così ma anche fuori casa, noi purtroppo sembravano tutte partite copia e incolla, giocavamo sempre bene, si producevano tante palle gol e si concretizzava poco. Io in settimana ho chiesto proprio questo, di essere più concreti, più cinici e oggi lo siamo stati. Loro ci hanno concesso pochi spazi, soprattutto il primo tempo ci hanno lasciato il palleggio, ci hanno fatto palleggiare, però poi dopo si chiudevano bene. Quindi mister devo fare i complimenti perché l'ha preparata benissimo.
però a me contava vincere oggi. Oggi erano importanti 3 punti, sono arrivati con sofferenza, tanta sofferenza, però queste vittorie valgono il doppio perché ci danno morale, ci danno fiducia e quindi guardiamo il futuro con più... come posso serenità, dire? Con più dai. Serenità, non tanto perché bisogna stare sempre sul pezzo e sempre avere la puzza del pericolo perché siamo ancora nelle zone caldissime, però abbiamo accorciato di 3 punti la salvezza diretta, quindi questo è il bicchiere, vedere il bicchiere sempre mezzo pieno.